La popolarità di Thor non è mai diminuita in questi anni tra gli Avengers. Questo però non è servito molto a rendere la sua saga migliore. Si può dire che i fan del personaggio sono abbastanza angosciati con la storia dei risultati dei due primi film e dalle dichiarazioni di Feige, che vede la Thor donna Jane Foster nell'MCU. Il terzo capitolo della saga è piaciuto, sì. Ora come ora ci sembra il figlio di un'altra donna, un figlio pieno di comparsate. Io però sono dell'idea, grazie anche ad un rinnovo del contratto che non arriva mai, che in questa guerra dell'infinito i Marvel Studios stiano per destituire Thor. La sua sarà una saga dentro la saga, come hanno fatto con Stark e successivamente con Steve Rogers. L'universo cinematografico Marvel nel corso degli anni continuerà ad afferrarsi ai suoi personaggi, riportando sullo schermo quel famoso effetto fumetto. In pochi anni sarà di nuovo in pista. Per questo motivo Jesus ha inventato i reboot. Se non sarà così, allora si inventeranno qualcosa di ingegnoso. Anche il nostro caro Quicksilver sicuramente tornerà a farci visita, dopo essere stato bucherellato qua e là. E già ragazzi, la maggior parte di loro continua a farla franca in faccia alla morte. Dico a te, Coulson. Oggi vi parlerò soltanto di una delle due scene finali, visto che la post-credit ha uno scopo karmico più che altro. Si avvicinano cambiamenti importanti e c'è parecchia carne al fuoco. A noi interessa la scena mid-credit, che dà spessore ad un potente nemico come Thanos. Dovranno pur regalarci qualche morte importante ogni tanto, no? Il titano pazzo avrebbe anche il compito di rinnovare il franchise per fare spazio a personaggi più freschi. Rischioso ma giusto. Accompagnami in questo video Illumigatti, il quinto della serie. Io sono Lex, The Channel. Cosa è accaduto nella scena mid-credit? Rischia Thor veramente la vita? Sappiamo che non è il solo. Sappiamo chi si salverà. Sappiamo anche della nuova richiesta di casting per Avengers 4. Alla Marvel si stanno preparando per una scena molto toccante. Non si sa di certo chi è coinvolto nella scena, ma gli attori selezionati dovranno partecipare ad un lutto. Da quello che abbiamo visto nel trailer, il figlio di Odino sembra avere un ruolo importante in Avengers 3. Per Avengers 4 è stato confermato addirittura Casper l'amichevole fantasma. Tranne lui, il dio del tuono, Chris Hemsworth, non è stato né confermato né visto sul set. Non è l'unico, è vero, tra i non confermati Strange, Spidey e Black Panther, che sappiamo però che sono dei supereroi con dei film in sospeso. Sarà un caso, ragazzi, ma la trilogia di Hemsworth si è appena conclusa. E quella scena di Thanos che schiaccia la testa a Thor nel trailer non mi dà molte speranze. Quale sarà il destino di Thor? Nella scena mid-credit, visto che si è deciso per la Terra, Thor e Loki viaggiano verso il nostro pianeta e discutono ovviamente sui pro e i contro di questa scelta, quando all'improvviso compare una gigantesca nave spaziale, talmente colossale che oscura completamente tutto quanto. Chi sedeva a fianco a me quel giorno al cinema ha sussurrato «Sono gli Skrull!». Un altro saputello dietro di me ha urlato alquanto emozionato «Sono i Guardiani!». In quell'istante mi sono alzato per schiaffeggiarli, prima uno, poi l'altro, sempre nella mia testa però. Ma non per le cazzate dette, no, ma perché al cinema non si parla.
Nei comics, la sua enorme astronave è denominata il Santuario. E no, vi dico subito che questa scena qua non seguirà assolutamente i fatti del fumetto di Michael Straczynski. Il nesso con Thanos non ce lo vedo. In quel fumetto gli Asgardiani arrivano sulla Terra per mettere su famiglia nell'Oklahoma, in un posto chiamato Asgardia. Gli eventi hanno invece più senso se ci guardiamo un po' indietro, verso la fine di Thor Ragnarok, quando Loki sta per liberare Surtur. Tutti abbiamo visto come Loki fissava quel Tesseract. Ma il piano di Loki era già in atto da molto, molto prima del suo arrivo da Sakaar. Mentre vestiva i panni di Odino, Loki è venuto a sapere dei fatti accaduti negli ultimi anni. È al corrente di tutto. Sa benissimo che Thanos prima o poi metterà piede sulla Terra. E per ripagare il suo debito con il Titano Pazzo, questa volta non basterà con restituire il Tesseract. Le informazioni che ha in suo possesso hanno un certo peso. Scoprirai che la divertente scena, così tanto criticata, di Strange che indirizza i fratelli Asgardiani verso il loro padre ha un senso. Non è stata messa lì a casaccio. Pensateci bene. Il dio dell'inganno adesso è al corrente di dove si trova l'occhio di Agamotto. E soprattutto adesso sa chi ce l'ha. La battaglia che si avvicina sarà molto epica. Una piccola parte di Loki questo lo sa, ecco perché non vuole vedere nessun Asgardiano sul pianeta Terra. Naturale vederlo così spaventato. Lui conosce bene la fama del Titano Crazy. Ha curato ogni dettaglio dello scambio, ma questo, o meglio, questa non se l'aspettava. Thanos è apparso dal nulla, perché stanco dalle sorprese che troppo spesso riserva il nostro dio dell'inganno. Ed è stato un attimo. Non servono le minacce dal santuario. Gli Asgardiani si fanno agganciare dalla gigantesca astronave subito. Loki riesce a far desistere Heimdall dal voler combattere, aggiungendo poi che ci penserà lui a risolvere il tutto. Ma Heimdall non si fida. Nessuno si fida. A questo punto le capsule di salvataggio sono tutte piene con donne e bambini. Loki, ovviamente contro il suo volere, viene scortato da Thor e Heimdall all'interno del santuario. Vengono ricevuti da un generale dell'armata di Thanos che li accompagna sul ponte, ma nemmeno una parola, nemmeno una battuta. Potete già immaginare l'espressione di Thor quando Loki consegna a Thanos la gemma e confessa di sapere chi è in possesso della gemma del tempo. A quel punto i tuoni hanno dato il segnale di spellere i sopravvissuti. Ma era stato stabilito anche di far saltare la loro astronave in aria, perché Thanos non dovrà mai entrare in possesso delle gemme. Ma bando alle ciance, te lo spiego io cosa succede dopo la scena finale. Dopo i fatti accaduti in Amazing Spider-Man 2, Thanos vuole rimediare all'errore facendo saltare in aria la Terra. Ma gli servono le gemme per farlo. Dall'ultima zuffa sono passati già 2 anni e i nostri eroi sono un po' sparpagliati qua e là nel cosmo. Anche Loki vuole Andrew morto, così contatta Thanos via WhatsApp, affermando ovviamente di avere una gemma e mezza in suo possesso e che sa benissimo dove si trova lo stregone. In cambio chiederà soltanto di insabbiare la notte da leoni finita male con Lady Sif. Il suo corpo non dovrà mai essere trovato. E si sa che le gemme hanno il potere di insabbiare gli scandali. Bifrost, Odino 2.0, sexy cazzuta bisessuale ti amiamo, Mad Damon, altri cameo di alta moda, Led Zeppelin, ma soprattutto MILF livello Dio. Ecco perché ti è piaciuto.